verde, la birra verde. Un signore ha detto: vuoi provare una cosa buona? E io ho detto: ovvio, cioè, che domanda. Ovviamente. Un bulled e un porco. La birra verde che sa di birra. Sa di birra. Sì, è solo di estratto di cimice. Buono. Bello. Vai. Penso matriciana questa. Penso proprio sì. No, mi fritto tanta roba. Metterà mai a fuoco, ma qua era a me mi aveva comprato. Cioè, gli avevo già dato tutto quello che c'avevo nel piatto. Qua abbiamo un mostro che ci vuole rubare il cibo. Guarda come guarda il padrone col cibo. Ah, hai raccimolato qualcosa. E poi c'ha il suo cibo là, cioè, voglio dire. Mi piace il pepe, immagino. Penso di sì. Io anche a granelli, ma quanto sa tantissimo di cacio e pepe. Oh. Sì. Che cosa meravigliosa, grazie signore per il cibo. Grazie che sono andata in Italia. Allora, questo doveva essere carbonara, ma mi sa proprio che è tartufo. Sì. Tartufone, ma anche questo, ma se vede i pezzi di tartufo. Ma senti che svampata di tartufo. Oh, no. Però ne vale la pena quella carbonara con miallo. A mo' glielo dico, guarda, bello, mo me lo dai gratis. Me lo dai gratis, esatto. Di merda, infame. Tu sei aggressiva. Certo. Col cibo non col cibo? No, Andrea. Ah, guarda come fila tutto. Va. Assaggiato già? Codi. Molto buono. Esatto, adesso mo giriamo, facciamo vedere, siamo allo street food di Macerata. Ancora non avevo aperto il vlog, quindi benvenuti in un nuovo vlog, woohoo! Niente, abbiamo preso per ora solo il tris romano di fritti. Supplì, come supplì. Supplì. Dovevano essere uno amatriciana, uno carbonara e uno cacio e pepe. L'unico che non era, era quello della carbonara, che invece era col tartufo. Sì. Salsa tartufata e mozzarella, penso. Sì. Buonissimo, volevo assaggiare quello alla carbonara, però vabbè. Poi abbiamo lo stand qua dietro e l'abbiamo preso da Don Fritto, che girano parecchio e mi ha detto il ragazzo prima che stanno settimana prossima tipo a Firenze. Poi c'hanno più stand, quindi non sono solo loro. Vabbè, tanto sicuro. E stanno anche a Salerno, cioè quindi fanno proprio il giro di tutta Italia. Ma carino. E scorsa settimana sono state a Civita, no? No, dove? No. Cingoli. No. Dopo lo chiediamo ai nostri amici, perché noi siamo qua perché loro settimana scorsa sono andate allo street food, appunto, dove non mi ricordo, ma ve lo diciamo, se no ve lo scrivo. E niente, ci hanno detto: ah, c'è a Macerata, ci vogliamo andare, che è comunque sempre abbastanza vicino da dove abitiamo noi. Avevamo tutte e quattro la domenica libera e abbiamo approfittato per venire qua. Adesso facciamo la seconda tappa e ci andiamo a prendere sicuro una frittatina di pasta, io le amo, e un panino. Non so se ci prendiamo un panino, ce lo smezziamo, in modo che poi se vogliamo provare anche altre cosine riusciamo a provare un po' di tutto. Che ne pensi? Sì, tanto. Ci sta. È l'opzione più conveniente. E poi appunto... Poi esatto. No, sì. Abbiamo assaggiato quello di là. Ah, abbiamo assaggiato un involtino. Non so com'era. Più o meno, sì. Con lo speck, cioè tipo lo speck arrotolato alla griglia, buonissimo, che ce l'ha fatto assaggiare un signore. Ha detto: vuoi provare una cosa buona? E io ho detto: ovvio, cioè, che domanda. Ovviamente. E quindi cibo, niente. Cibo gratis. Cibo gratis, cioè buono, ovvio. Ci è piaciuto, quindi magari che in caso ci ripassiamo e vogliamo riprenderlo, lo riprendiamo. Tu hai preso la birra. Hai preso una birra, sì. Che è una Weiss. Questa è una Weiss. È buonissima perché è tipo fruttata e secondo me è tipo aromatizzata alla banana. Sì. Perché l'avevo provata una volta anni fa al pub a Fabriano. Mm. Ti ricordi, tu l'avevi provata? Sì, ma non sapeva così tanto di banana. No, di più. Sì, me la ricordo molto più bananosa. Secondo me no, fateci sapere nei commenti. Fateci sapere nei commenti, secondo voi chi c'ha ragione? Io ovviamente. E vabbè, e un'altra era appunto come ho fatto vedere prima la birra verde ed era, sapeva di birra in realtà, non sapeva sì. Troppo di niente. Però di birra normale, classica, sì, lager, qualsiasi. Buona, molto buona. Sono tanti cagnolini in giro, che bello, mi piace. Adesso aspettiamo i nostri amici che tornano e
poi andiamo a fare noi il giro, perché ci siamo tenuti il posto dato che fa molto caldo. Fortuna. Finalmente. Ci sono sia dei tavoli sotto i tendoni, come siamo noi, che anche non sotto i tendoni, però se c'è il sole schiattiamo di caldo, quindi ci teniamo questo posto bello riservato. Noi questi abbiamo assaggiato prima, però ci hanno consigliato di non prenderli. Grazie Cody in sottofondo, perché cioè 9 euro sta cacata, anche meno, eh. Te che hai preso? Passerotto. Buono. Mozzarella e pomodoro? Certo. Ci piace. Lui è il protagonista del vlog. Ti è piaciuto, sì? No, ma... frittadina classica e salsiccia friarielli. Questa è già spezzata a metà. Prendi un po' la forchetta, fai tranche. Io l'ho già mangiata, vai. La devo aprire? Sì. Ma non la spappolare però, per cortesia. Mi hai detto aprila. Aprila, ho detto tagliala a metà, non uccidila. Cioè, bravo, sei proprio, guarda. No, guarda, fatto, guarda. Oh, bravo. Invece pure gratis te lo faccio. Vabbè, mangiamola con la forchetta, ho capito. Vabbè. Una cosa t'avevo chiesto. Oh, diglielo. Difficile? Sempre. È buonissima. Ma ti piacerebbe, guarda. Ti piacerebbe? Sì, caro, no. Mm. Devi staccare le orecchie. Il vlog più bello del mondo. Sì. Se diventa famoso Cody, però voglio i compensi. Va bene. Buona? Quale che classe più? Quella classe. Qua non è male. Sarei curioso, la pasta di mango che mi raccolta. Chissà. Non è buona. Anche io non ci capiamo. Un pulled è un porco. Un porco.